Martino! Cos'è successo in questo evento per far perdere la pazienza a Pavarotti? Rimani davanti allo schermo e lo scoprirai. Era l'anno 1996 e tra le tappe del tour di Pavarotti di quello stesso anno si trovava la città di Montevideo, la capitale dell'Uruguay. Il concerto si sarebbe realizzato nello Stadio Centenario, che poteva ospitare 24.000 spettatori, i quali dovevano pagare circa 200-250 euro per assistere all'evento. Secondo i giornali, il prezzo era un po' alto per quell'epoca. Questo dettaglio ci sarà molto utile avanti nel video. Inoltre, in quell'anno, essendo l'Uruguay l'unica tappa sudamericana, 6.000 di quei biglietti sono stati venduti ai paesi vicini. Pavarotti non si fece vedere tanto nella città di Montevideo, infatti il suo soggiorno fu molto riservato, lontano dalle telecamere. Le poche volte che è uscito dall'hotel sono state per fare una prova di concerto, per dare una conferenza stampa e per fare una visita al presidente di quell'epoca. Il concerto di Pavarotti purtroppo non andò come previsto. Successero tante cose che rovinarono la performance di Luciano Pavarotti. Per fortuna esiste un video che documenta tutto l'accaduto. Le immagini non sono delle migliori, stiamo parlando pur sempre di un video del 1996. Già inizio video c'è qualcosa che non va. L'orchestra inizia il concerto e possiamo vedere ancora delle persone in piedi che cercano i loro posti. A differenza di altri eventi musicali, come ad esempio un concerto rock, questi tipi di concerti iniziano quando gli spettatori sono seduti al loro posto in assoluto silenzio. Poco dopo spengono le luci per presentare il tenore. Entra in scena Pavarotti e gli applausi degli spettatori non tardarono ad arrivare. D'altronde siamo davanti ad un artista di fama mondiale. Ma subito dopo si vede la reazione di Pavarotti. Il pubblico inizia a fare un coro come quelli che si sentono allo stadio e si sente una sorta di Pavarotti, Pavarotti. Ma in realtà quello che il pubblico stava urlando era ladrones, ladrones, ovvero ladri, ladri. Il tenore aspetta un attimo prima di iniziare il concerto. Ma cosa sta succedendo realmente? Perché tutte quelle persone stanno protestando? E perché se la prendono con Pavarotti? In eventi come questi, il pubblico solitamente è in silenzio per godersi al massimo lo spettacolo. Ma in questa occasione, il pubblico fece il contrario. Al finalizzare la prima parte dello show, Pavarotti si allontana dal palcoscenico e nel frattempo il pubblico continua a intonare il coro Ladri Ladri. Poco dopo entra in scena il soprano Cynthia Lawrence e possiamo vedere dalla sua espressione che è molto amareggiata per tutto quello che sta succedendo. Il concerto prosegue ed a un certo punto possiamo vedere chiaramente un Pavarotti rassegnato. Non sappiamo se egli era al corrente del perché di tutti quei fischi. Intanto i cori ladri ladri proseguivano. Dopo l'esibizione di Andrea Griminelli, possiamo vedere un Pavarotti sempre più infastidito. Infatti, scuote la testa. La musica viene addirittura interrotta. Non mi sembra di aver mai visto uno spettacolo del genere. Se tu hai visto qualcosa di simile in un altro evento, ti invito a scriverlo nei commenti. A questo punto dello spettacolo, Pavarotti chiede per la prima volta al pubblico di far silenzio. Silenzio, per favore. Il pubblico, però, iniziò ad applaudire, interrompendo l'inizio della prossima canzone. Forse gli spettatori volevano soltanto dimostrare il loro sostegno, ma non era il momento adatto per farlo. Il momento di massima tensione si presenta qua. La qualità dell'audio non è una delle migliori, ma possiamo sentire Pavarotti che risponde ad un fischio dicendo idiota e subito dopo dice cretino. Cretino! Alcuni articoli di giornali dell'epoca raccontarono questo episodio. Lo spettacolo va avanti e nonostante i fischi e gli applausi, la seconda richiesta di silenzio da parte di Pavarotti è con un tono molto più alto.
Silenzio, per favore, silenzio, per favore. Per favore. Poco dopo gli animi si calmarono e lo spettacolo si poté concludere tranquillamente. Alcune fonti, in realtà quelli che si trovavano dietro le quinte, dichiararono che il tenore era su tutte le furie e solo grazie all'intervento dell'ex presidente uruguaiano Julio María Sanguinetti che riuscì a convincere Pavarotti a finire lo spettacolo. Ora, cerchiamo di capire quali sono stati i veri motivi che hanno fatto infuriare tutti gli spettatori che erano presenti all'evento. Gli spettatori si sono arrabbiati per colpa di chi aveva il compito di organizzare l'evento. In poche parole, pare che si fossero venduti più biglietti di quelli effettivamente disponibili. E questo non poteva che creare il caos tra il pubblico, con persone che avevano difficoltà a trovare un posto a sedere oppure chi aveva un posto assegnato finiva per guardare lo spettacolo in piedi, visto il riempimento abusivo da parte degli organizzatori. Il danno ormai era stato consumato. Pavarotti dimostrò non solo di essere un grandissimo tenore, ma di avere una grande tenacia e pazienza per esibirsi davanti a un caos simile. Se questi tipi di video ti piacciono, faccelo sapere nei commenti e se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Noi ci vediamo al prossimo video.